Io magari per le stupidate mi perdo, ma sul futuro ti ho detto, io sono andato fuori di testa e ho visto cos'è il futuro. Questo è il futuro. Cioè lo Stato dovrebbe sponsorizzare questa gente. Queste persone sono il futuro di noi esseri umani. E questo qui, chi è che c'ha il dentista a casa? Nessuno. Perché faccio una telefonata, ho rotto un dente, bam, me lo mandano. Oppure ho, al massimo se ho dei problemi, telefono e qualsiasi cosa sono a disposizione. No, in Italia non succede questo. Mi chiamo Bertoletti Gianni, vengo dal Lago Maggiore, Piemonte, in Italia, vicino al confine svizzero, e sono venuto in Moldavia per aggiustarmi i denti. La mia storia inizia quando avevo, penso, 25 anni, andando da un dentista che mi ha fatto limato dei denti per mettermi una protesi fissa, solamente che lui, limandomi i denti, non mi ha fatto la puntura, ma mi ha limato i denti senza puntura. Non ti dico il male che ho sofferto. Mi hanno fatto questi denti, me li hanno fatti bene ed ero contento. Sono andato a casa, ho mangiato un pezzo di pane e si è staccato un dente. Perché era già fallato, aveva già un problema già prima, perché quando io ho messo quella protesi, so che si era rotta. E lui mi fa, adesso l'aggiusto, vieni fra una settimana che l'aggiustiamo. Secondo me non l'ha rifatta, perché bisognava rifarla, l'ha solamente incollata e si è staccato. Sono ritornato, gliel'ho detto, guarda che mi hai fatto una cosa, si è staccato. Ah, ma adesso non si può togliere perché è incollata. E io cosa faccio? E fa, resta così. Non me l'ha neanche aggiustato e me lo sono aggiustato io con una faccetta della dentiera di mia mamma. L'ho limata e poi l'ho incollata con l'attac. Dopo di lì sono andato a lavorare e ho avuto un incidente con un trapano e li ho spaccati e ho dovuto rifarli. Poi li ho rifatti un'altra volta perché ho avuto un altro incidente, li ho spaccati qua, ho dovuto rifarli ancora. Poi ho scoperto dopo anni che avevo la parodontite e nessuno mai me l'ha detto. Sono andato da un dentista, continuava a devitalizzare i denti. Prima devitalizzava e pagavo e poi mi strappava e pagavo. Ho detto, ma poi una volta gli ho chiesto, ma come mai continuo a sanguinare? Ah no, ma è così, è la vecchiaia. Alla fine sono andato da un altro dentista a Varese, hanno scoperto che avevo la parodontite e mi ha detto che forse si può curare. Ho detto, ma e non ero convinto. Poi, sempre da quel dentista lì che mi curava la parodontite, c'era un altro dentista, mi ha tolto i denti ed era già pronto per mettermi una protesi, però non fissa così, ma quelle che si tolgono con su dei perni che mettevi, toglievi, ma a me una cosa così non piaceva. Alla fine mi sono messo a girare su internet da solo e per quello che ho scoperto la clinica, il dottor Palmas, e seguendolo, guardando, all'inizio non ci credevo, dico no, ma questo racconta frottole, cioè non è vero, e invece è vero, è tutto vero, anzi è forse anche di più di quello che lui dice, secondo me c'è di più, perché c'è una testa che vuole fare di più, invece in Italia è limitato, ti aggiusto, sì ma però poi vediamo, e alla fine continui a pagare, ma non hai un fine, tu sei sempre legato al dentista. Perché lui forse si deve fare la casa, non so, si deve fare i soldi con te, per l'amor di Dio. Anche qui non è che lavorano gratis. Però qui ti danno, comincio e finisco. Tu hai dei denti per masticare. Io non ho avuto problemi. Cioè adesso li ho messi, ho mangiato, non ho avuto male. Non li sento neanche. Cioè, a non accorgersi che tu hai i denti, mi sembrano veri. Devo fare così con la lingua per sentire che sono finti, altrimenti non me ne accorgo. C'è una sensazione così da dentista, non l'ho mai avuta. E io di protesi ne ho avute parecchie, sotto, sopra, di qua e di là. C'è sempre qualcosa, o uno scendeva, o uno si muoveva. C'era sempre, ma poi l'estetica, ti piacciono, il colore. Cioè, veramente, io ho i denti. È una favola. Cioè, io consiglio a tutti di venire qua, perché questo qui è il meglio che c'è. Più di questo, non, secondo me, non ce n'è. Cioè, devi spendere delle cifre astronomiche e forse non hai la stessa qualità, secondo me. Cioè non mi sentivo dal dentista, mi sentivo curato, cioè seguito
Io sto lavorando per te. Ti do il meglio di quello che ho e se posso ti do di più. Cioè sei seguito bene. Poi qui la tecnologia viene usata al 100%. Perché non c'è nessuno sbaglio, c'è la perfezione. Quando metti in bocca qualcosa è perché è definitivo. Qui ci ha messo di più a chiudere i buchini dove ci sono le viti che a fare i denti. Non è che ci ha messo di più perché è lento, perché ha dovuto fare dei lavori particolari di rifinitura e poi sono stati fatti rosa come le gengive, non bianche chiuse così, ma sì va bene, tanto non si vede. Cioè anche il particolare è stato seguito. Sono stupidate, però anche questo conta nella perfezione, che qui è la ricerca della perfezione secondo me. E la perfezione penso che tutti la vogliono, la perfezione. Il pressapoco non va bene a nessuno, cioè ci vivi, ci mangi, hai la tua salute, la tua vita, no? E qui te la curano la salute e la vita. Pensano a te, secondo me è il meglio che c'è questo. Io lo consiglio di venire a tutti, poi sia per il prezzo e sia per la qualità che qui ci mettono e anche l'equipe che c'è, qui è tutto organizzato bene, tutto sistemato bene, non c'è niente fuori posto. E volevo il meglio, cioè visto che ho già una certa età, no? Ma anche se avessi avuto 20 anni l'avrei scelta, perché questa qui è una linea, secondo me, forse non, io non me ne intendo di denti, però mi ha fatto capire il dottor Balmas che c'erano tre tipi di ecco. E questa era di spendere meno, però hai anche una qualità. Poi spendevi di più, però era ammortizzato, oppure aveva un sistema particolare che se si rompe cambi solamente dei pezzi. Cioè, ho capito che quella lì era più resistente, potevo avere questo, potevo avere il meglio. In 3 giorni, se li rompo, io ho i denti a casa, non che devo venire qui o andare a fare ancora delle impronte, ricominciare da zero e poi magari non va bene. Qui si ricomincia da come diceva il Balmas, da 80 a 100. Una telefonata, un video, una foto, qui ti fanno i denti. Perciò io ho il dentista a casa adesso. Capito? E questo qui, chi è che c'ha il dentista a casa? Nessuno. Perché faccio una telefonata, ho rotto un dente, bam, me lo mandano. Oppure al massimo se ho dei problemi, telefono, qualsiasi cosa sono a disposizione. No, in Italia non succede questo. Questo dovrebbe succedere in tutto il mondo. Dovrebbe essere il futuro dei denti. E qui c'è il futuro. E io vado verso... ho una certa età, ma a me il futuro piace. E chi non usa il futuro è fuori. È infermo, è un dentista che non, secondo me non vale niente. È da scartare. La società lo scarta perché non usi la tecnologia e non vuoi migliorarti, non vuoi andare avanti col cervello. Dottor Palmas manda avanti, lui già avanti col cervello, ma manda avanti col cervello anche gli altri, capito? Cioè anche la sua equipe è avanti col cervello e questo è meglio di così. No, io non sono un tipo schivo, ma un po' me ne frego se io ho un po' dei problemi o qualcosa, però sorridere è la cosa più importante anche, no? Perché ti presenti davanti agli altri. E allora anche bello è anche la sicurezza che tu hai nel sorridere, perché puoi essere anche forte finché vuoi, ma se l'apparenza vedi che non va bene, ti nascondi anche e diventi anche più debole nella società. Questo invece ti dà più sicurezza e altre cose. Cioè, è buono il sorriso, è importante secondo me. Oltre al sorriso anche mangiare è importante. E tutto questo, questa clinica me l'ha dato.